Dopo il rigetto del ricorso presentato al Comune di Modica contro la bocciatura del piano di riequilibrio, si susseguono le reazioni. Ricorso inutile e dispendioso. Il caos della sanità provocato dalla mancata apertura del NOR ha provocato disagi per molti ospedali della provincia Iblea, a Modica il personale è costretto a turni doppi. Sulla vicenda del NOR, la parlamentare Iblea del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice, chiede l'intervento del ministro Lorenzin. Il deputato Giorgio Assenso si appella invece alla regione. L'ANPAS chiede al sindaco di Scicli, Enzo Giannone, di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale per i disabili. Dopo diversi incontri non si è ancora mosso nulla. Da stasera all'8 luglio si terrà a Modica i Corti Film Festival 2017, un vero e proprio festival di cortometraggi alla riscoperta dell'ambiente, dei luoghi iblei e delle tradizioni. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Sull'ultima sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune contro la bocciatura del piano di riequilibrio, si susseguono le reazioni. Per Di Martino, di Articolo 1, il ricorso costato 25.000 euro era inutile. Vediamo. A Modica si susseguono le reazioni dopo la notizia del rigetto da parte della Corte dei Conti al ricorso presentato dall'amministrazione comunale contro la non ammissione della sezione di controllo del piano di riequilibrio presentato dall'ente comunale. Il sindaco ha salutato il rigetto del ricorso trovando nella decisione del procuratore generale della Corte dei Conti delle sfumature positive, sostenendo che la Corte non ha rigettato il piano per le procedure che invece sono state eseguite perfettamente. In realtà la sezione di controllo ha smontato il piano e sostanzialmente non ha ritenuto ammissibili le giustificazioni presentate dal legale dell'amministrazione riguardo i ritardi di presentazione di un piano che tra l'altro è stato presentato senza il parere dell'organo del revisore dei conti e senza l'approvazione del Consiglio Comunale che si è limitato a ratificare l'atto. Sull'argomento è intervenuta anche Ivana Castello, consigliere PD, che sottolinea come il primo cittadino di Modica riesca a farsi ragione anche della sconfitta. Il sindaco, spiega Ivana Castello, dice che la Corte dei Conti ha sì respinto il ricorso del Comune, ma che in tale rigetto egli trova la sua vittoria perché le sezioni riunite, per la prima volta, sanciscono la piena autonomia di alterità tra il piano di equilibrio ed il recupero delle quote di maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario. Ma allora, si chiede la Castello, il sindaco di Modica si è battuto per perdere? Un'altra interessante valutazione sulla nuova sentenza della Corte dei Conti è quella esposta dal già sindaco e assessore al bilancio, oggi componente di Articolo 1, Franco Di Martino, che tra le altre cose spiega come non ha avuto senso spendere 25.000 euro per un ricorso che non serviva a nulla, dato che poi è stata redatta un'altra rimodulazione del piano di riequilibrio, quella approvata il 30 maggio del 2017, e come sia notevolmente aumentato il disavanzo. Nel merito, questo ricorso è inutile. È inutile, visto che il Comune di Modica, avvalendosi della legge di stabilità del 2017, ha presentato un nuovo piano di riequilibrio su cui, tra l'altro, ci sarà un pronunciamento che io non voglio anticipare. Ma se il Comune di Modica pensava di poter ripresentare un nuovo riequilibrio, non so che senso avrebbe avuto fare il ricorso. Forse volevano dimostrare che la Corte dei Conti di Palermo aveva sbagliato? L'unica cosa che ai cittadini di Modica è chiaro è la parcella che il Comune di Modica ha pagato per questo ricorso, che ci tengo sia completamente inutile. 25.000 euro con determina del dirigente, la 974 del 2 di maggio, il Comune di Modica impegna la somma di 25.000 per un ricorso inutile. E in un periodo in cui la nostra finanza è controllata, in cui abbiamo un obbligo preciso di non spendere delle somme inutili, cioè veramente questo credo che sia un reato. Noi come piccolo gruppo partito abbiamo presentato, stiamo presentando meglio, una interpellanza, interrogazione parlamentare, perché vogliamo che venga fatta luce. Poi onestamente non capisco i toni quasi trionfalistici che il sindaco usa per dire che la Corte gli ha riconosciuto. Che cosa gli ha riconosciuto? La totale incompetenza.
Ma quali ripercussioni potrà avere l'ultima sentenza della Corte dei Conti sulle valutazioni relative al piano di riequilibrio presentato il 31 maggio? Secondo l'ex sindaco Carmelo Ruta, l'ultimo piano non poteva nemmeno essere presentato. Sentiamo. Il piano di riequilibrio di maggio, io ritengo, è una valutazione mia soggettiva, posso anche sbagliarmi, ma ritengo che non poteva essere fatto dall'amministrazione. Perché? Perché quella legge che consentiva di fare questa rimodulazione a maggio era per le amministrazioni che non avevano mai fatto un piano di riequilibrio. La città di Modica aveva fatto il piano di riequilibrio, era stato approvato con alcune prescrizioni, avrebbe dovuto essere portato avanti quel piano di riequilibrio e ovviamente il fatto che è stato fatto un altro piano di riequilibrio entro quella data può anche essere ritenuto non ammissibile e se è ritenuto ammissibile, eventualmente diamo per scontato che venga ritenuto ammissibile, tuttavia sarà a mio parere, per quello che ho potuto leggere, poi bisognerebbe approfondire meglio la documentazione, a mio parere sarà bocciato. Perché? Perché non ha evidenziato e non ha risolto soprattutto tutte le criticità che sul precedente piano di una somma estremamente minore, che mi pare si parlava di 30 milioni, ora invece il nuovo piano è di circa oltre 70 milioni di euro, 72 milioni di euro, di conseguenza non so come si possa continuare a sostenere che il piano di riequilibrio possa essere approvato. Vero è che l'amministrazione ci prova perché in questo modo potrebbe avere maggiore tempo per esdebitare il comune, cioè per arrivare a un pagamento in 30 anni anziché in 10 anni, però questa è una illusione a mio parere che non avrà l'esito positivo. Un uomo di 83 anni, colpito da un improvviso malore mentre era in acqua, probabilmente da un infarto, è stato soccorso stamattina intorno alle 10 sulla spiaggia di Cava d'Alica. Sul posto è atterrato lì soccorso. Inutili tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scicli. È stato domato in un'ora l'incendio di Vampato ieri pomeriggio alla discarica di Cava dei Modicani. Pare poco probabile l'ipotesi dell'autocombustione e non si esclude il dolo. Solo il lavoro tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Vediamo. Non sembrerebbe al momento probabile l'ipotesi dell'autocombustione come inizialmente era stato ipotizzato per il rogo che si è sviluppato in più punti ieri pomeriggio nella discarica ragusana di Cava dei Modicani. L'alta colonna di denso fumo levatasi in cielo ha subito messo in allarme la popolazione, mentre i vigili del fuoco sono subito accorsi per domare le fiamme. Il lavoro immediato, puntuale e repentino dei vigili del fuoco ragusani ha evitato che le fiamme potessero propagarsi causando danni gravi o mettendo a rischio l'impianto. L'incendio è stato circoscritto e spento in circa un'ora da una ventina di pompieri, i quali hanno proprio evitato che fumo e cattivi odori appestassero l'aria, senza contare le conseguenze peggiori che avrebbe potuto provocare il fumo se non fosse stato spento in maniera tempestiva. Incalcolabile il rischio di danno ambientale. L'impianto di trattamento rifiuti non ha subito danni ingenti e proprio in questi giorni è attivo anche il nuovo impianto di compostaggio. Il comune di Ragusa ha comunque informato gli utenti che a causa dell'accaduto il servizio di raccolta rifiuti potrebbe subire nei prossimi giorni qualche rallentamento. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio meccanico rimasto vittima di un incidente sul lavoro verificatosi lunedì sera nel cantiere di una cava in Contrada Colla sulla Vittoria Gela. A perdere la vita il 46enne Giuseppe Città di Acate, che sarebbe precipitato da un'altezza di 6 metri dalla pala meccanica sulla quale stava lavorando. Quando qualcuno si è accorto della tragedia, per il 46enne non c'era più nulla da fare. Grande il dolore in città, ad Acate, dove il giovane era molto conosciuto. Dopo la chiusura dei due ospedali ragusani per il mancato trasferimento al Nord, sono aumentate le difficoltà negli ospedali della provincia. Soprattutto a Modica si è registrato un afflusso importante difficile da gestire. Sentiamo. Dopo il mancato trasferimento dell'ospedale civile del Paternò Arezzo al Nord, i disservizi per gli utenti e per gli operatori sanitari sono stati molteplici. In due settimane sono venuti a mancare in provincia circa 200 posti letto con bacino d'utenza di circa 80.000 abitanti senza ospedale. Tale situazione ha costretto migliaia di cittadini a rivolgersi agli ospedali di Vittoria e di Modica, impossibilitata di gestire questo enorme flusso di pazienti. Situazione aggravatasi negli ultimi giorni dagli sbarchi che hanno visto afferire al pronto soccorso di Modica decine e decine di immigrati,
malati affetti da gravi patologie anche di tipo infettivologico che non trovano allocazione in nessun ospedale siciliano. Presso l'ospedale di Modica, in particolar modo, la situazione è diventata particolarmente pesante, oltre che per carenza di posti, anche per carenza di medici e infermieri che potessero soddisfare la domanda degli utenti, che ovviamente con la chiusura temporanea degli ospedali ragusani era cresciuta notevolmente. I reparti del maggiore di Modica hanno sopperito ad un lavoro eccessivo e massacrante nonostante la vistosa carenza di personale e a ridosso delle ferie estive. Basti considerare il reparto di ostetricia e quello di pediatria, proprio quelli che con la chiusura del polo ibleo hanno sofferto maggiormente l'aumentare del flusso di utenti. In pediatria poi la situazione è diventata insostenibile proprio perché i medici in guardia attiva sono, dal 26 maggio scorso, soltanto 4. È stato difficile gestire la quantità di 10-12 parti al giorno in un ospedale che nella quotidiana routine ne gestisce 3-4 e dalla direzione generale intenta cercare di aprire norme non è arrivato né un grazie né tantomeno un rinforzo in termini di personale. Un solo pediatra in turno che deve gestire l'intero reparto, la sala parto e il pronto soccorso, turni doppi per sopperire la mancanza di personale e garantire così come da impostazione della direzione generale una guardia attiva e cioè la presenza fisica del medico e non in reperibilità. In realtà ci si aspettava che qualche medico di Ragusa potesse coadiuvare i colleghi modicani durante la chiusura degli ospedali iblei e così non è stato e non si capisce il perché. Insomma, un vero e proprio caos che ha portato gli operatori e gli utenti allo stremo e che oggi più che mai chiedono un aiuto concreto da parte dell'amministrazione sanitaria e un grazie che li avrebbe sicuramente ripagati di tanto sforzo per soddisfare le richieste dei cittadini. Si susseguono le reazioni e gli appelli dopo il caso ospedali a Ragusa, generato dal sequestro del NOR. La parlamentare iblea del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice, chiede l'intervento del ministro Lorenzin. L'onorevole di Forza Italia, Giorgio Assenzio, invece, si appella alla regione. Mentre il manager Maurizio Aricò ieri si è recato in sopralluogo al Paternò Arezzi al Civile per cercare di tranquillizzare pazienti e operatori, la polemica sulla crisi ospedaliera a Ragusa dopo il sequestro del NOR continua a infiammarsi. La parlamentare iblea Maria Lucia Lorefice, membro della 12ª Commissione Affari Sociali, definisce gravissima la situazione e annuncia che al fine di garantire il diritto alla salute chiederà al ministro Lorenzin un intervento immediato. Non è possibile, ha dichiarato Lorefice, che chi ha portato al collasso la rete ospedaliera ragusana continua a gestire passaggi delicatissimi. Al ministro Lorenzin chiederemo anche e soprattutto di verificare lo stato della sanità iblea, piano sanitario compreso. Gli ospedali dell'ex provincia di Ragusa non possono più pagare per colpa di scelte sbagliate. È di situazione disastrosa per la città e tutto il territorio, parla anche il deputato ibleo Giorgio Assenza, che si rivolge per un intervento immediato al presidente della regione e all'assessore alla salute. Bisogna evitare, scrive Assenza, che la situazione, già quasi del tutto fuori controllo, sfugga completamente di mano, mettendo a rischio la salute dei cittadini dell'intera provincia. Occorre ripristinare da subito la piena funzionalità degli ospedali Civile e Maria Paternò Arezzo, in attesa di rendere operativo il nuovo. Come se non bastasse, conclude il deputato di Forza Italia all'ARS, a questa situazione già deficitaria si è aggiunta pure quella di Vittoria, dove a causa del trasferimento di alcuni medici non è possibile effettuare risonanze magnetiche, se non per i casi più gravi, bloccando le già eterne liste d'attesa. L'ANFAS chiede al sindaco di Scicli, Enzo Giannone, di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale per i disabili. Dopo alcuni incontri con l'amministrazione, infatti, l'associazione lamenta che niente si sia mosso e che la città rimane ancora inaccessibile. Vediamo. L'amministrazione Giannone ha disatteso le promesse elettorali sui disabili. La denuncia arriva dall'ANFAS Modica, l'associazione ormai da anni impegnata nella città della Contea per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, a diversi utenti anche a Scicli, per i quali i costi di servizi, attività e trasporti ricadono tutti sulle famiglie. Quando a novembre Enzo Giannone è stato eletto sindaco, l'associazione ANFAS si è subito adoperata per aprire dei canali di comunicazione con la nuova amministrazione. Ne è uscito un libro bianco di proposte legate naturalmente al mondo della disabilità, impegni che riguardavano l'abbattimento delle barriere architettoniche, la costituzione di centri socioeducativi, l'introduzione della lingua dei segni negli uffici preposti al contatto per il pubblico e l'attivazione di politiche sociali e di sensibilizzazione. Nonostante gli incontri e le tante rassicurazioni, però, spiegano dall'ANFAS poco è stato fatto e l'adeguamento della città ad accogliere i disabili, fanno notare dell'associazione, aiuterebbe anche in ambito turistico. Il sindaco Giannone diceva che non doveva fare come gli altri candidati sindaco, però sta ripetendo, sta come la sua giunta, sta facendo politica come fa tutti gli altri.
Noi chiedevamo nel nostro libro bianco di fare un tavolo tecnico con tutte le associazioni del territorio. Noi come Ambas di Modica abbiamo alcuni soci che vengono da Scicli e che fanno tutte le loro spese, le loro attività. Abbiamo chiesto una collaborazione con il comune, di non chiedere soldi, ma solamente un aiuto a livello molto più materiale e molto più umano. Come abbiamo visto che è una città diventata famosa grazie a Montalbano, molti disabili che vorrebbero venire da fuori e fare turismo, perché noi abbiamo molte richieste da ragazzi con disabilità in carrozzina, non possono venire a vedere la famosa questura di Montalbano. Questo è quello che noi chiediamo al sindaco, di vederci, di incontrarci e di parlare veramente del programma, perché i 100 giorni sono passati e sicuramente è già una sistemata la sua giunta e al comune come poterlo gestire l'ha fatto. Vorremmo andare sulla pratica, vorremmo vedere veramente cosa ha intenzione da fare per il mondo della disabilità. L'associazione quindi chiede piccoli passi e piccoli gesti all'amministrazione al fine di realizzare veramente quella rivoluzione gentile che il sindaco Giannone ha promesso in sede di campagna elettorale. A Scicli si discute sulle strisce blu che dal 1 luglio al 31 agosto hanno validità fino alla mezzanotte anche nei giorni festivi. Il comitato Cambiare Scicli chiede che questo provvedimento venga revocato. L'amministrazione al canto suo fornisce alcune precisazioni. È dibattito aperto quello che si sta sviluppando a Scicli tra l'amministrazione ed alcuni comitati sulle strisce blu. Mentre la giunta Giannone ha predisposto dal 1 luglio il ritorno dei parcheggi a pagamento fino a mezzanotte, festivi compresi, il comitato Cambiare Scicli non ci sta e chiede che le strisce blu non vengano validate nei giorni festivi e che la fascia oraria di fruizione degli stessi non venga ampliata fino alla mezzanotte, perché penalizzerebbe residenti e turisti. Tale cambiamento è stato approvato dai commissari straordinari con la delibera numero 49 del giugno 2016, che modificò la delibera istitutiva originale delle strisce blu numero 62 del marzo 2011, la quale stabiliva per la città la validità annuale delle strisce blu dal lunedì al sabato, con le fasce orarie giornaliere 9.13 e 16.20, dunque né fino a mezzanotte né la domenica e festivi. Sempre con la delibera numero 49 dei commissari straordinari erano stati soppressi 36 parcheggi a pagamento di Cavadalica e 49 di Iungi, ed era stato modificato l'orario giornaliero da 8 a 12 ore sui 250 parcheggi di Scicli, con anche l'estensione ai giorni festivi. Un'operazione che però fruttò benefici solo per la società esterna appaltatrice. Come si legge nella nota del comitato, infatti, il compenso fisso annuale per l'ente rimase sempre di 10.000 euro e la percentuale sugli incassi sempre del 15%, per un'entrata pari a quasi 51.000 euro. Di contro, gli incassi 2016 dei parcheggi a pagamento a favore della società di gestione City System di Siracusa contarono ben più di 111.000 euro. Il comitato ha poi continuato la nota asserendo che la nuova amministrazione Giannone avrebbe potuto modificare o revocare la delibera dei commissari straordinari ed invece ha preferito lasciare in vigore la stessa, ma così cittadini, residenti e turisti non solo hanno difficoltà nel trovare un parcheggio dalle famose strisce bianche, ma parte dei loro pagamenti non vanno neanche nelle casse del comune, ma in quelle della ditta esterna. Inoltre Scicli non è preparata ad affrontare questa situazione, dato che il comune non dispone di POS per il pagamento con bancomat o carte di credito. Un disagio, un disservizio, oltre che una violazione del comma 901 della legge di stabilità 2016. Non tardano ad arrivare le precisazioni dell'amministrazione, che dal canto suo chiarisce la questione. Primo fra tutti, per quanto riguarda la ZTL di Via Nazionale, tengono a precisare che le strisce blu hanno validità fino alle ore 20 di tutti i giorni, tanto che dopo le ore 20:30 l'arteria cittadina è chiusa al transito e alla sosta. Confermano che nel resto del territorio comunale il periodo di vigore delle strisce blu fino al 31 agosto prossimo è fino alle ore 24, in quanto la delibera del giugno 2016 sollecitata da operatori economici prevedeva questa estensione in compensazione alla mancata realizzazione di strisce blu in altre zone del territorio. L'amministrazione comunale di Scicli fa sapere che ha comunque avviato un'interlocuzione con la ditta al fine di rivedere le fasce orarie e le tariffe degli abbonamenti. Da stasera, all'8 luglio, all'ente liceo Convitto di Modica si terrà Modica i Corti, Film Festival 2017, un vero e proprio festival di cortometraggi alla riscoperta dell'ambiente, dei luoghi blu e delle tradizioni locali.
prende il via la manifestazione Modica e Corti Film Festival 2017, un evento che si svolgerà da oggi, 5 luglio all'8 luglio, con un vero e proprio festival di cortometraggi, curato dall'associazione Oltre la Luna. Location scelta per i primi tre appuntamenti è l'Anfiteatro di Sant'Anna, nell'ente Liceo Convitto della città modicana. Stasera, per l'appuntamento di apertura del festival, si potrà vedere In Search for Nothing, un film documentario di 40 minuti prodotto dai Passi Studio, per la regia di Francesco Bartoli, noto anche per la carriera all'estero. Il corto è nato da un laboratorio di videoarte con migranti minori non accompagnati ed è stato girato in territorio ebleo lo scorso anno. A seguire la visione del trailer di presentazione di un altro corto, ancora in lavorazione, del regista Mario Perrotta. Domani invece alle 21, sempre all'ente Liceo Convitto, per la seconda serata, sarà possibile vedere i 5 corti per la categoria cortocircuito I disagi della vita quotidiana. Per l'ultimo appuntamento, giorno 7, verranno trasmessi i 6 corti della categoria La diversità, mille più modi di intenderla. La particolarità di questi consiste in una degustazione iniziale, accompagnata da anche una degustazione di vini. Tanti gli obiettivi che la manifestazione si è posta, da quello di privilegiare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente al recupero delle tradizioni culturali enogastronomiche, dando importanza e valorizzando i luoghi di Modica. Un evento che vuole approfittare anche delle belle serate estive all'aperto. Stasera l'ingresso sarà libero fino alla copertura dei posti disponibili. Per giovedì e venerdì invece bisognerà prenotarsi. Intenso finale di stagione per le attività della Conad Scherma Modica. Dopo la conquista del doppio bronzo di Avola agli europei di Tbilisi, arriva per lo schermitore modicano anche la convocazione ai mondiali. Nel frattempo, nei campionati assoluti italiani paralimpici, il modicano Antonio Carnazza si aggiudica la medaglia d'argento. Vediamo. Intenso finale di stagione per l'attività della Conad Scherma Modica. Mentre agli europei di Tbilisi Giorgio Avola conquistava il doppio bronzo tra la gara individuale a squadre, a Gorizia si chiudevano i campionati italiani assoluti paralimpici, con ben due atleti della Scherma Modica sul podio del campionato italiano non vedenti di spada maschile. Carmelo Currieri, alla fine medaglia di bronzo, veniva fermato in semifinale dal pisano Realdini per 10-5. Antonio Carnazza, dopo aver superato nell'altra semifinale il pavese Rizzi, non riusciva a vendicare il compagno di allenamenti, cedendo il match per il titolo contro Realdini 10-3 e conquistando così la medaglia d'argento. Inoltre, nei giorni scorsi, presso il centro di preparazione olimpica dell'Acqua Cetosa, si sono tenuti gli esami per il titolo di maestro di scherma e l'istruttore nazionale Stefano Pedri ieri ha brillantemente superato l'esame alle tre armi. Lo staff della Conad Scherma Modica potrebbe così avvalersi della prossima stagione agonistica di ben 4 maestri di scherma. Altro importante tassello nella crescita dei giovanissimi schermidori del sodalizio modicano, la convocazione della Federazione Italiana Scherma di Ignazio Migliore, categoria ragazzi fioretto maschile, al campus del progetto 3F, volto alla crescita dei giovani talenti del fioretto italiano, che raduna i migliori 16 d'Italia per uno stage di allenamento guidato dal maestro Giulio Tomasini a Casciana Terme. E infine giunge la convocazione ufficiale, peraltro abbastanza scontata, soprattutto dopo le belle medaglie conquistata all'europeo di Giorgio Avola e i mondiali assoluti di Lipsia. Il 23 luglio sarà il giorno della gara individuale e il 26 sarà la volta della competizione a squadre. Bene, questo è l'ultimo servizio, vi ricordo che potrete rivedere il nostro TG sulla canale streaming www.canale74.com. Vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro una buona giornata.